Sarò breve, non preoccupatevi. Circa un mese fa, Sonia mi ha detto: ho bisogno di una pausa. Perché? Ah! E quanto dura di solito una pausa? Mi sono ripromesso di non contattarla, poi oggi ho ceduto. È 1 ora e 10 minuti che ha letto il messaggio e non ha risposto. A peggiorare la situazione, sono bloccato a una cena di famiglia in cui l'argomento principale è... il riscaldamento a pavimento. Sì. Ma dai. Ah sì, interessante. Sì, interessante. E tu cosa ne pensi, Adrien? Mi chiedete cosa ne penso quando ho mandato un messaggio alle 17:24 e non ho ancora ricevuto risposta. Andate a quel paese! Quanto vorrei poter rispondere così. A tua sorella farebbe molto piacere se tu facessi un discorso il giorno del matrimonio. Oh cazzo, questa non me l'aspettavo. Da 3 mesi mi preparo mentalmente all'incubo che mi aspetta. La chiesa, i brindisi e soprattutto il trenino. No, non posso, no! No, dai! E tanti saluti alla mia dignità. Questo discorso è la cosa migliore che ti potesse capitare. Perdonami, ma... Non sei stufo dell'immagine che hanno di te in famiglia? Calmatevi! No! Puoi smettere di far rumore quando bevi il caffè? È davvero fastidioso. La noce moscata è un'idea fantastica. Oh, sta zitto, zitto, ti prego. Ci sono così tante cose da dire. Oh, merda, scusa! Che non si dicono mai perché pensi che sia troppo tardi. Ho detto basta, lasciami in pace! In realtà penso che non sia mai troppo tardi. Chi vuole un regalo? Se cade, noi due staremo insieme per sempre. Okay. Ok. Sei pronto? Ma siete matti?